Ok, calmi tutti, è uscito il Joker e giustamente ha lasciato un segno indelebile nella nostra mente. Possiamo quasi tutti concordare sul fatto che sia forse uno dei migliori film dedicati a questo personaggio mai visto. Molti, come me, uscendo dal cinema sono rimasti leggermente storditi. E ancora ora cercano di capire cosa sia successo, in un film che non lascia lo spettatore voltare lo sguardo nemmeno una volta, e che con i suoi climax ha lasciato a bocca aperta più di uno. Ma visto che molti siamo andati al cinema a vederlo e sappiamo com'è il film, cerchiamo di ricomporci e scopriamo un attimo il significato del finale e magari un po' del film in generale, che non è affatto quello che pensate. O forse sì. Attenzione, da qui in poi partono spoiler, quindi allontanatevi, o voi babbani che ancora non avete avuto il primo contatto con questa pellicola. Tu non puoi passare! Tornando invece a tutti gli altri che come me sono andati al cinema a vederlo, una cosa vi sarà passata sicuramente per la testa. Ma alla fine era tutta un'illusione di Arthur Fleck? Cominciamo! Tutta la storia del Joker parla della trasformazione di Arthur Fleck, da un perdente che viene preso a calci dalla mattina alla sera a un eroe, o meglio, nella sua mente lo è. Alla vista degli altri è solo un criminale, anzi, spesso è davvero tutto nella sua mente questa sua trasformazione. Infatti, l'ultima volta che vediamo Arthur è nell'ospedale psichiatrico di Arkham, mentre parla alla psichiatra ed è trionfante e felice per aver sparato a Murray durante il suo show ed essere poi diventato una figura importante che ha dato il via a un intero movimento. Dopodiché è uscito dalla stanza con le scarpe che lasciavano impronte di sangue. Questo fa pensare che abbia fatto qualcosa di orribile alla dottoressa durante quel momento e che il nostro nuovo re dei clown sia ormai cambiato del tutto. Ma sarà davvero così? Sarà davvero successo quello che pensiamo? Perché ricordiamoci un po' di cose prima di tutto. Il film ci ricorda spesso e volentieri che Arthur non ha alcun problema a perdere coscienza di se stesso e elaborare fantasie tanto complesse quanto strane. Verso la fine però questo non ha più importanza, perché ormai tutto era fatto. Arthur aveva perso ogni umanità e quel poco che lo teneva ancorato alla sanità mentale era sparito. Quindi anche verso la fine saranno state solo tutte fantasie? Per capire ciò dobbiamo infiltrarci nella vita di Arthur nel film. Una delle cose più importanti, infatti, è quanto sia breve il circolo della vita del clown dall'inizio alla fine. Non intendo dalla nascita alla morte, ma dall'inizio del film fino alla fine, quando finalmente diventa un'altra persona completamente. In questo senso la vita di Arthur Fleck è davvero breve. Lui praticamente, tra virgolette, muore e rinasce in un'altra veste. Già dall'inizio non è così bella comunque questa vita. È vero, ha sua madre, la sua casetta e i suoi amici al club dei clown anonimi, ma alla fine un po' tutti si rivelano falsi voltandogli le spalle. E a parte loro, colei che ha interessato di più lo spettatore è Sophie, la sua vicina e finta amante. Sin dall'inizio ne sappiamo poco o niente ad ogni incontro con Arthur, e questo è stato fatto volontariamente, perché soltanto nella sua mente era una sua amica e dopo una sua ragazza, mentre per quest'ultima è solo un vicino che ha incontrato di tanto in tanto in ascensore. Infatti, quando Arthur è entrato nel suo appartamento la prima volta per avere dei rapporti, era leggermente scioccata, ma non l'ha rifiutato. Quella scena, beh, era reale, ma era l'unica. Per il resto del tempo erano tutte fantasie. L'uscita al cabaret, per esempio, Sophie non era presente al tavolo a sostenerlo e non hanno avuto alcun appuntamento. Una cosa certa però è che dopo aver trovato il cadavere nell'appartamento di Arthur, la prima persona a cui chiederanno spiegazioni i poliziotti sarà proprio Sophie, scoprendo così quanto è stata fortunata insieme a sua figlia a non fare una brutta fine. Verso la fine del film, quando c'è stato l'incontro con Murray, Arthur ha detto più volte di non essere interessato alla politica e ai movimenti che stavano sviluppando in quel momento, affermando di non avere niente a che fare con i clown mascherati, e nonostante anche agli inizi dica le stesse frasi, in realtà è chiaramente compiaciuto più di una volta nel vedere persone idolatrare le sue azioni, ma solo nel vero finale è al 100% sicuro di quello che prova, alzandosi sopra la folla, prima che la scena tagli su Arkham. Ma quindi dov'era? Qualunque cosa sia successo, ormai il movimento della ribellione del clown è partito e non si fermerà. Magari è semplicemente un simbolo astratto che i poveri usano per distruggere l'1% della società troppo ricca. E anche se il Joker è all'interno di un istituto psichiatrico, fuori sta ancora continuando il caos.
Ma parliamo di un altro particolare, cioè di Thomas Wayne. All'inizio Arthur vedeva quest'uomo come un normalissimo capo che pagava lo stipendio a sua madre, prima di scoprire da una lettera che in realtà forse era suo padre. Anche su questo è abbastanza dubbia la situazione. Alfred, il maggiordomo che abbiamo sempre visto da anziano, appare più giovincello e incontrando per la prima volta il protagonista, sentendo il nome di Pennywise, si ritrova un po' scioccato, ma negando appena qualche secondo dopo qualunque connessione, proprio come Thomas Wayne nella scena del bagno. Ma sarà tutto vero? Stiamo sognando. Perché anche se ha rubato le cartelle cliniche della madre, dopo averla uccisa trova una foto di quest'ultima, con le iniziali TW scritte dietro ad essa. E per di più, il Thomas Wayne descritto nel film appare completamente diverso da come molti si ricordano. Una specie di ricastro snob che non si cura minimamente di nessuno per davvero. Forse è la visione che Arthur ha di quest'uomo e che il film cerca di inculcare nella testa dello spettatore. Ma allora l'adozione è davvero una copertura inventata dalla famiglia Wayne? Non lo sapremo mai con sicurezza, ma il film ci suggerisce che c'è una storia molto più complessa dietro. Un altro importante dettaglio per capire appieno il film e il finale è trovare le connessioni che ha con il fumetto. Infatti sono molte queste connessioni legate al mondo su carta, e tutte alla fine portano in realtà alla morte dei genitori di Bruce, Martha e Thomas Wayne. Questa potrebbe essere una delle immagini nella testa di Arthur che durante l'intervista con la psicologa ad Arkham lo hanno portato a ridere. Ma ciò che non hanno capito in molti è perché Arthur abbia incontrato Bruce da piccolo, mentre nei precedenti film non c'è mai stata alcuna menzione di un evento del genere. È quindi anche questa scena ad aver portato alla creazione del Batman di oggi? Quindi il Joker ha visto un nemico in Bruce sin da quando era piccolo, oppure era solo un'altra fantasia? Il fatto è che sin dalle prime battute il film ci mette davanti un personaggio solo e mentalmente instabile, più di quanto possiamo immaginare. Mentre guarda la TV con sua madre, il Murray Show, vede se stesso tra il pubblico in un'ipotetica scena dove è quasi il protagonista. Queste fantasie durante il film si faranno sempre più pesanti e profonde. E questo deve assolutamente importarvi, perché forse tutte le scene di maggiore climax potrebbero essere state solo frutto della sua fantasia. Quindi ci riporta alla spiegazione del finale. È davvero stato tirato fuori da qualcuno dalla macchina della polizia dopo lo schianto? C'è mai stato uno scontro con l'ambulanza? Ha davvero ucciso la sua terapista? Potrebbe essere stato davvero nell'istituto psichiatrico Asylum sin dall'inizio, immaginando ogni singola scena? È per questo che i colori dei suoi vestiti tutte le volte combaciavano con le decorazioni dell'istituto? Questo è un buon modo per costringere lo spettatore a rivedere più volte il film in cerca di indizi e magari qualche easter egg. Ricordatevi una cosa, Joker è più di un semplice film sulle origini di un personaggio, nonostante sia abbastanza distante da quelli visti nei precedenti film. Infatti la spiegazione del finale nasce proprio da questo, è davvero il Joker che abbiamo sempre visto? Perché solo alla fine Arthur vuole essere introdotto al mondo come tale, ed è anche l'età temporale del personaggio che non è del tutto corretta. Se gli anni passano e davvero alla fine Bruce Wayne cresce e diventa Batman, Joker dovrebbe avere tra i 60 e i 70 anni, ma in quel caso ci ritroveremmo a vedere una partita bingo in una casa di riposo tra i due, piuttosto che due attori che compiono azioni spericolate. Può essere che tutto il film sia stato ambientato in un mondo parallelo e che ci siano molti mondi pieni di altri Joker, oppure sia una delle tante storie raccontate da quest'ultimo che, come ricorderete, non ha mai dato una vera e propria spiegazione delle sue origini. E per le cicatrici? Vuoi sapere la loro storia? Ogni volta era abbastanza ambiguo e si divertiva a prendere in giro le sue vittime. Alla fine, quasi sicuramente tutto ciò che Arthur ha vissuto era nella sua testa, perché più volte il film ci mostra scene di questo personaggio in un istituto psichiatrico, e più volte ci ricorda che anche la madre era mentalmente instabile, quindi inadatta a tenere con sé un bambino. Ma il film non vuole farci arrivare a conclusioni così complesse e strane. Il regista vuole solo farci vedere qualcosa di unico che difficilmente potrà connettersi al mondo di Batman, ma che potrebbe diventare un punto di riferimento per creare futuri incredibili film sul Cavaliere Mascherato e la sua nemesi. Con questo concludiamo, voi che ne pensate? Sono curioso, quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e lasciate un mi piace se il film e il video vi sono piaciuti. Iscrivetevi per altri video e la prossima volta parleremo un po' degli easter egg presenti nel film. Ci sentiamo alla prossima, gente!